L'agenzia Dogane Monopoli e la Guardia di Finanza di Firenze all'aeroporto di Peretola hanno scoperto 30 kg di sigarette e 150 stecche provenienti dalla Cina racchiuse in due valigie. Com'è andata? Sì, qui in aeroporto come Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane costantemente monitoriamo il contrabbando, quello che è quindi il contrabbando di sigarette come anche di altri beni che vengono importati illegalmente senza pagare i dazi e le imposte dovute. In particolar modo per le sigarette abbiamo già un'attività di analisi che portiamo avanti sia come liste passeggeri sia come tratte a rischio. In questo caso si è trattato della bravura dei nostri militari e dei funzionari della dogana che hanno intuito che una passeggera era carica, poiché sia l'atteggiamento sospetto, sia la provenienza, sia il modo di, solo anche di passare davanti ai militari al varco ha insospettito i militari che l'hanno appunto approfondito la passeggera e i bagagli, insomma. Che cosa rischia questa cittadina cinese? La cittadina cinese, che tra l'altro è un soggetto che è recidivo, perché già in altre occasioni è stata fermata nelle valigie diverse stecche di sigarette, rischia una denuncia penale, si può dire tranquillamente il carcere, perché tra l'altro il reato di contrabbando, che entro determinati limiti amministrativo può diventare penale, quindi si rischia appunto una misura cautelare anche in carcere, insomma. Sono dei tentativi, insomma, che vengono effettuati da questi cittadini. Tengo a precisare che sono quantitativi per un trasporto aereo significativi e credo che sia stata un po' la sinergia da parte dei funzionari della dogana e dei militari della Guardia di Finanza, l'intuito a capire bene che cosa trasportasse è stato la chiave vincente. Queste sigarette sicuramente erano destinate al mercato della comunità cinese, perché per produzione, per marche eccetera, era credo la destinazione quella. Tuttavia a volte sono stati trovati anche dei tabacchi con marchi appunto significativi che vengono commercializzati anche in Europa, con marchi appunto contraffatti, perché il problema è anche questo, insomma.